Hai mai sentito parlare del principe di Milano? Ecco la mia storia di come la mia vita stravolta sta cambiando sotto sopra, si è iniziata già ballando su due piedi qui con te. Ti parlerò di Willy, super figo di Milano. Ballando con gli amici sono cresciuto. Da quando ci sei tu non so che cosa sarà, ti avessi qui so cosa ti direi. Fammi provare, non fare così, okay. Sai da un po' che ormai ci penso e non sono più me stesso senza te. E non mi dire che mi odi, tanto lo so non è vero. Sai restare da soli non ci servirà niente se poi moriamo dentro. E lo so bene cosa pensi, pensi non dire che siamo diversi. Beh sì, inutile che ti riprendi, non voglio più stare così. Ho messo da parte l'orgoglio solo per stasera. Se vuoi tra poco sono sotto, porto anche da bere. Non mi frega se ho sbagliato, se poi stiamo bene. Ok, oh, oh yeah. Ora che non so più come difendermi da quando ci sei tu, non so che cosa sarà, ti avessi qui so cosa ti direi. Fammi provare, non fare così. Ora che non so più come difendermi da quando ci sei, non so che cosa sarà, ti avessi qui so cosa ti direi. Fammi provare, non fare così. Mi sono presentata a quella festa, ero fuori di me, fuori di testa. A primo impatto ho detto mi detesta, ma poi ho capito solo eri te stessa, eri diversa. Adesso bevo stima e qualche drink, un po' di quello stile del mio swing. Tu avrai pensato ma chi è questo qui? Non sa, non sono come queste bitches. Baby non so com'è, sai che sono crazy, crazy, yeah. Sai che da quando te yeah. So cosa mi prende, yeah. Ora che non so più come difendermi da quando ci sei tu, non so che cosa sarà, ti avessi qui so cosa ti direi. Fammi provare, non fare così. Ora che non so più come difendermi da quando ci sei tu, non so che cosa sarà, ti avessi qui so cosa ti direi. Fammi provare, non fare così. Buonasera pubblico, come state? Terza puntata di Go Dance, benvenuti, ospite d'onore, Nico Caini, un bel applauso! Prego, accomodiamoci. Bene, come sono andate le vacanze? Bene, sono già terminate. Infatti, siamo già tornati al lavoro. Beh, allora salutiamo la nostra giuria, un bel applauso da Mark, Sonia, Sorso. Che bello, bentornati. Beh, allora parliamo subito del tuo singolo. Come ti è venuta in mente la parola non so più? Non so più sta a significare, come dico nel ritornello, no? Non so più come fare, no? Racconta questa storia. Volevamo fare una love song, ma differente, no? Dalle solite ballad. Volevamo dare un po' di movimento, perché l'amore è anche felicità, no? Certo. Quindi ti riempie. Quindi abbiamo voluto dare quel sound, quel pizzico, no? Di, mamma, tanta di roba, ritmica, eh? Al brano, per non fare... Giuria, vero? Buon bel pezzo, eh? Bello. Lui promette benissimo, secondo me, eh? Secondo me tu sarai la voce italiana che manca all'Italia. Addirittura. Questo sì, sono sicuro che farai tanto tanto successo, te lo auguro. E in questo caso ti volevo chiedere, cosa consiglieresti a un tuo fan che in questo momento ti sta guardando in televisione? Qual è il consiglio che daresti a loro, ai tuoi fan, per diventare come te, avere la tua voce, diventare Nico?
Non avrei un consiglio da dare per diventare Nico. L'unico consiglio che mi sento di dire a chi vuole fare musica è essere semplicemente se stessi, perché penso che essere se stessi poi alla fine ripaga. Se hai qualcosa da dire e hai qualcosa da dare, sicuramente ripaga. Quindi essere semplicemente se stessi. Esatto. Voi siete d'accordo? Mark, cosa ne pensi? Assolutamente. Ti è piaciuto il pezzo? Molto bello, molto funk, molto fresh, ci stava. Sonia, lo balleresti? Assolutamente sì, sì, da ballare, bellissimo, esatto. Mi piace. Sorso da Latina? Ha dato subito belle vibrazioni, infatti si è visto anche dal clima con i ragazzi, infatti sono già super gasato. Infatti anch'io sono super gasato e mi siete mancati tantissimo ragazzi, cioè questo è un ospite proprio d'onore. Quindi io ti spiego un po' come funziona, ci saranno quattro colori, il rosso, il giallo, il blu e il verde, che si sfideranno. Okay. E tu tranquillamente potrai anche dare il tuo giudizio, dire se ti piace qualcuno, ma c'è già una giuria tecnica, insomma. Quindi non è che mi perderei troppo in chiacchiere, insomma. Vuoi vedere la prima sfida? Vediamo la prima sfida. Va bene, allora vengo a chiamare subito Asia! Un bel applauso! Grande! Come stai? Tieni questo? Bene. Sei carica? Sì, tantissimo. Prima volta in TV? Sì. Puoi salutare anche a casa. Ciao mamma! Ciao mamma! Sono con la zietta! E niente, quindi Asia, io voglio sapere se ti piace qua, se ti piace la giuria, ovvio, cioè il vibe. Ovvio, bellissimo. Infatti, però adesso è il momento della sfida, cioè tu devi riuscire a vincere per arrivare in finale, ok? Mettiti pure la tua destra, andiamo a chiamare subito l'altro concorrente, lei si chiama Miki Styla da Milano. Un bel applauso! E... Come stai? Bene. Bene, sei bella gasata, ti vedo bella strong, eh? Anche tu puoi salutare il pubblico a casa che ci sta guardando. Mamma. Sono in TV! Beh, la giuria ha portato una roba bellissima. Se vogliamo incontrare la giuria, posso far vedere cos'è? Sì, bene. Io appunto volevo tenere presente questa cosa. E... Ciao mamma, sono un po' di mesi che non ci vediamo, ma ti penso costantemente. Un bel applauso per Sorso! Bene, Miki, mettiti pure nella tua posizione. Io direi che Nico ci siamo, giuria è pronta, mi raccomando è pronto con le palette e andiamo a goderci questa sfida. Pronti? 3, 2, 1, go dance! Hey, vai! Bossy, Godfather, man a OG. Asia! Man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast, G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like a bossy. Bang, bang, bang. Every man want a piece of me. The back of them a pop and them a bun. Hey! Why behind me, me have to move kind dusty. I'm looking for a brother who got hella pound. 079, baby, I'm a hammer, did you stop? Bossy, bossy. Godfather, man a OG. Man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Hey! Bossy, house on the coast, G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like a bossy. Hey, yo, Sean. Okay. So when me spit the body with it, maybe girl I get with it. Spit the body with it, maybe girl I get. When me spit the body with it, maybe girl I get with it. Wind up your body and spin it. Girl, when you bubble, that's a trouble. Why you give me something now? Turn it around and bring it. You're pressing it back on and on. If you push that button, my girl down, but I can't tame it. Once you broke out and fling it. Once hey. Your body shaking up to the limit. Once you wild out to wild it, to heads to the beat. London and Medan Edges. Hey, ok, un bel applauso pubblico. Allora, mi avvicino per dirvi, ma pubblico da casa, vi sono piaciuti sì o no? Secondo me sì, no giuria? Sono stati bravi? Nico, cosa ne pensi? Sì. Hanno spaccato? Bene, però adesso c'è il momento più clou, cioè c'è il voto della giuria, ok? Quindi al mio tre sulla paletta. Uno, due, tre, voto! E passa Miki Styla, un bel applauso! Non scappate, ma venite qua! Venite subito qua di fianco, uno di qua, uno di là. Volevo sapere, che emozione hai provato? Fortissima, fantastica! Sento... Filo, siamo qua tranquilli. Beh, sei emozionata, eh? Sì, sì. Alla vicino, che sennò... Ok. E quindi, cioè, cosa vorresti dire? Godance lo consiglieresti a tutti, da casa? Sì.
È una bella esperienza, sì, eh? Sicuro. Sicuramente. Beh, comunque, se uno perde una sfida, non succede niente, puoi sempre riprovarci. Certo. Quindi, amen, uno ci può sempre provare. Certo. Invece, Miki, tu che hai vinto, cosa ne pensi? Wow! Anche lei è... è bello. È figo. Non devi stare a pensare a troppo. Esatto. Che viene, viene, che vada bene o che vada male. Esatto. Bene, io direi che ci siamo, ok? Noi ci vediamo dopo. Un applauso ad Asia, che è stata bravissima. Ti do il microfono. Andiamo avanti. Ok, io invece adesso avrei una piccola sorpresa. Un ospite d'onore che ho conosciuto tramite i social. Era una mia piccola fan perché mi aveva scritto che gli piacevo. Ve la presento subito. Lei si chiama Giulia. Qua di fianco. Lei è Giulia. Ti lascio il microfono. Volevo sapere, Giulia, ti sta piacendo? Sei emozionata? Sì, sono emozionata. Ok, e da quanto tempo balli? Da bambina, più o meno 8 anni, e sono andata da una danza hip hop. Wow! Quindi per esprimere il ballo e qualcosa di unico, andate avanti per il suo sogno. Un bel applauso! Volevo dirti, volevo chiedere... Ma la volete vedere ballare questa mina qui? Eh? Te la fai una bella esibizione? Certo. Ok, dai, ok. Facciamo mettere la tua canzone, va bene? Vai. Facciamo mettere la tua canzone, può partire pure la canzone. E io ti lascio tutto il palco per te. Mi raccomando, guarda in camera e balla! Vai con le mani! Non fare così. È un po' che ormai ci penso. Non sono più me stesso. Non mi dire che mi odi. Vuoi andare vicino? Vai. Non ci servirà niente se puoi venire con te. E lo so bene cosa pensi. Pensi non dire che siamo dei persi. Pensi inutile che ti riprendi. Non voglio più stare così. Ho messo da parte l'orgoglio solo per stasera. Se vuoi troppo sono sotto porto anche da bene. Non mi dica se è sbagliato se poi stiamo bene. Ok, che energia, che energia. Vieni qua subito. Ma chi vorresti ringraziare? Tipo tua mamma, cosa vorresti dire a tua mamma? Allora, mia madre mi ha dato tutto, perché quando ero un po' più verso l'amore, lei mi ha dato tutto, perché grazie a lei mi ha dato questo mondo. La amo, la adoro, la adoro, la amo. Grazie mamma che mi ha dato questa opportunità di essere qua a Milano. Ti amo. Ma sono io che ringrazio Giulia, ok? Sei fantastica. Ma cosa vorresti dire ai ragazzi della tua età se non vuole iniziare a ballare? Se volete iniziare a ballare, fate col cuore. Quando avete qualcosa di cambio, continuate a credere in voi stessi, soprattutto... Andate col cuore, perché è più forte. E va bene. E coraggio. E coraggio. Un bel applauso! Allora, tieni il microfono, vieni con me. Adesso devi guardarmi fissa questa telecamera e tieni bene il microfono e ci dai tu la pubblicità oggi di GoDance. Quando vuoi tu? Pubblicità. We'll be right back.
Tinker Brevi, il mondo dell'auto. Dove, attraverso una goccia di benessere, la tua bellezza si trasforma. Filosofia, metodo ti aiuteranno ad avvolgerti in un'esperienza esclusiva. La natura, la moda, donandoti relax e godendoti un momento solo tuo. Impero della bellezza, siamo lo specchio della tua bellezza. Bentornati a Go Dance, terza puntata. Volevo chiedere però alla giuria il pensiero dei ballerini che prima si sono esibiti. Cosa ne pensi? Perché hai votato Mickey Styles? Vuoi dire qualcosa di Asia anche? Mark. Ah, vado io? Sì, parte. Ok. Allora, innanzitutto complimenti a entrambe, so che era la prima esperienza. Certo. Quindi, cioè, è stata tosta sicuramente a livello emotivo. E ho votato Mickey perché sono molto affezionato all'utilizzo degli spazi e dei livelli, e Mickey ho visto che li ha utilizzati in maniera un po' più differente, e però fortissima anche Asia, e a livello musicale, a livello di stile, molto molto piene tutte e due di movimento, quindi mi sono piaciute. Semplicemente Mickey ha utilizzato di più i livelli e le possibilità. Ok, ecco, molto bene. Questo. Bella applauso a Mark. Sonia! Sonia! Allora, erano agitatissime tutte e due, si vedeva tantissimo, però devo ammettere che Mickey l'ho votata perché aveva un pochettino più di energia, ha saputo, come ha detto Mark, prendere gli spazi, quindi andare un po' più su, un po' più giù e prendersi tutto lo spazio. Anche l'altra ragazza era bravissima, però appunto preferisco più l'energia di Mickey. Ottimo! Sì. Consigli preziosi, un bel applauso anche per Sonia! Sorso da Latina! Eccolo. Allora, che dire, io invece le ho viste subito gasatissime. Esatto. Cioè, sono partite, è stato un botto e risposta continuo. E diciamo, ecco, anche io ho votato Mickey Styles in quanto ho apprezzato molto il suo livello, ok? A livello energetico, il passaggio a livelli. Quindi mi ritrovo molto con quello che è il pensiero di Mark. E chiaramente nulla togliendo ad Asia perché è andata veramente su dei suoni molto molto particolari. Però Mickey ci ha fatto divertire altrettanto. Wow. Bene, grazie, un bel applauso alla giuria. In questo caso, da casa mi arrivano i messaggi sui social. Ma Sorso, perché ha sempre gli occhiali, mi chiedono? Ma come mai metti sempre gli occhiali? Sì, sono fotosensibile. Vai, grande Sorso, sempre il numero uno, sempre al top. Nico, come ti stai trovando? Ti sta piacendo? Mi sto divertendo. Vedo, bello, bello gasato, eh? So che tu balli, però non ti faccio ballare, però so che balli. Sonia, vieni un attimo, dai. Vieni un secondo, che il pubblico da casa è curioso. Dai, allora io direi, facci vedere tipo il six step, si può farlo vedere a casa. Six step, ok. A rallentatore. Sì, fallo un po' così, fai un po' te. Wow, un bel applauso a questa mitica ballerina. Yes, ma se dovessi insegnarlo, non so, fai tipo al volo, spiega un attimo a casa come potrebbero fare. Devo mettermi ovviamente in una posizione bassa, con la mano destra appoggiata o sinistra. Come vi vuoi provare, Nico? Chi è mancino anche. Vai, no, bisogna inserire ogni gamba in base al movimento e sono sei tempi ovviamente. Ok, quindi, six step. Ok, si ritorna sempre girando, quindi è come una specie di orologio di passi sostanzialmente. E quindi faccio questo. Il pubblico da casa secondo me sta apprezzando in questo momento, eh? Non so se io farei un bel applauso a Sonia, è davvero fantastica, ma la cosa che mi piace di più di Sonia sono le sue wave, faccio vedere giusto due, eccola, wow, un bel applauso a Sonia, grazie. Allora, io vorrei dire, Nico, ti è piaciuta Sonia? Bravo. Allora, tu sei fidanzato? Mi astengo. Sei fidanzato?
Ah no, sì. Perché se vuoi era single, senza... Ah, per chi vuole a casa, no, io scherzo ovviamente. Però comunque se tu avrai bisogno di balli nel video, magari si può creare qualcosa. Non perdiamoci in chiacchiere, partiamo subito alla seconda sfida. Alla mia destra, qui, chiamo subito Unreal, un bel applauso! Yoji, from California! Calabrifornia. No, dalla Calabria, però so che hai avuto una bellissima esperienza in America. Sì, sì, sono stato in America, sono stato a Los Angeles. Ti ha fatto tanto crescere comunque, eh? Yes, sì, sì, sì. Ti è servito. È stata molto, come si dice, istruttiva come esperienza. Si vede da come sei dritto. E niente, sì, mi ha raddrizzato un po'. Si vede. Tranne la testa un po'. La testa è sempre... Beh, sei gasato, pronto per ballare? Always. Allora, tu devi riuscire a battere il vincitore di due puntate di GoDance, che è Maui. Maui ha solo un problema. Dorme poco. Cioè, non si sa come mai, lui dorme poco e vince. Quindi oggi dobbiamo trovare il modo di riuscire a battere, in modo che tu riesci a portarti a casa la prossima vittoria e sfidare altri ballerini che ti sfideranno online anche, perché mi hanno chiesto. Quindi lo chiamiamo insieme? Ok. Vai. Maui! Let's go! Ciao bro. What's How up? Are you? I'm good. Stai bene? Sì, sì. Allora, io direi pubblico, visto che ormai è una routine, quante ore hai dormito? Sincero. Mezz'ora. Quindi alla fine l'ultima volta 2 ore, adesso un'ora, ora mezz'ora. Quindi per forza devi riuscire a portarti a casa il premio. Speriamo. Speriamo. Guarda che lui è bello forte, eh? Eh sì, l'ho visto dei video su Instagram. Bene, dai. Instagram. Io direi che ci siamo e secondo me questa è una bellissima sfida. Vi inviterei alle vostre postazioni e vi auguro buon battle. 3, 2, 1. Dance, I don't dance properly. Ciao. Pitney now, old man again. Now, old man again. Ciao. Some girl, a big friend. Pitney now, old man again. Ciao. Pitney now, old man again. Ciao. Pitney now, old man again. Grab a girl, grab a man. Then, wait fast. Wait slow. That's a wine pancho. Wait fast. Wait slow. Hey yo, helemaal in Londen. Hey. Heeft ze me gevonden. Ze zegt je bent awesome en je draagt leuke jog. Aan november nek en daarna zaten in de hand. Dick knappings, hackings, as it was the something. What you wanna drink, what you wanna drink, yeah. Body so soft, you don't need no Zwitser. Wil je laten zweten, ik maak hier een gymzaal. Ze zegt boy, ik praat ook Nederlands. Ik zeg haar dan. Hey, 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 Pitney now, old man again. Hey, Maui! Now, old man again. Ciao. Some girl, a big friend. Pitney now, old man again. Ciao. Pitney now, old man again. Ciao. Pitney now, old man again. Grab a girl, grab a man. Then, wait fast. Wait slow. What's a wine pancho? Wait fast. Wait slow. Every girl want wine pancho. Come on, wine for me, mommy, like you doing. Wrong things like you yeah. Yeah. You feel it, nigga, can I bring you to my kitchen for that Victoria Hanna Nederland and you might miss a yeah. I just wanna have fun. That girl called me Behir met Teflon. Behir met Teflon. Set your ass and it smash it net bet men. Okay. Stop. Marak van Bommel. Un bel applauso. Che sfida, è caldo, voglio ancora ballare, eh? Eh? Ma abbiamo poco tempo, quindi dobbiamo andare un po' più veloci. Niente, giuria, partiamo subito per il voto. Pronti con le palette? Giuria, al mio 3. 1, 2, 3, voto! E vince Unreal! Un bel applauso! Hai battuto il vincitore! Abbiamo un nuovo vincitore contro Mavi, ma ancora devi arrivare in finale. Venite pure qua, che voglio sapere un po'. Beh, a questo punto, Maui, è stato forte, eh? Sì. Ha spinto, eh? Sì, 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 non sì, te l'aspettavi, visto. Eh? Sinceramente, dopo aver dormito mezz'ora,
Certo, è sempre un po' dura. Io invece volevo dire un grazie speciale a questo ragazzo, ok? Grazie mille a te per... Perché lui è venuto qua per ben 3 volte, ha creduto in questo programma, l'ha vinto, ci crede. Grazie di essere stato qua e grazie, sei a stato te. Veramente una bomba e anche un amico per me. Grazie, veramente. Merci beaucoup. E volevo sapere cosa ne pensavi, sei gasato? Sono gasato, è stato bravo il mio avversario anche, you got style bro. Ha stile, ha veramente stile, sì. Mi è piaciuto, è stata una bella sfida. Certo. Bella esperienza, sicuramente è stato, grazie a te per l'esperienza, grazie alla giuria. Ancora non hai vinto però, eh? No, è solo un grazie, al di là del risultato. E la cosa bella è che lui, mi dico una cosa, Maui partirà per l'America da quello che mi dicevi, no? E quindi io ti faccio un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza. Un bel applauso a Maui che va in America! Tanto, anche se andavi in America venivi qua a registrare, te lo dico. Bene, dai, allora partiamo subito. Voi vi saluto, tu puoi restare già qua, ok? Ti saluto. E giuria, cosa ne pensi, Mark, di questa sfida? Allora, partiamo dal presupposto che non possiamo fare pareggi e farli andare avanti ad oltranza, perché certo. Sicuramente sarebbe stato in questo caso forse... Cioè, mi sarebbe piaciuto vedere un'altra entrata di entrambi. Certo. In questo caso dirò che ho votato Unreal perché mi è piaciuto un sacco la coerenza che ha usato nel suo stile, mischiando anche altri stili, ma senza mai uscire dal suo. Dal suo, bene. Sonia, un pezzo con 1000 nomi qua, 1000 persone. Sonia? Allora, mi è piaciuto molto perché, che è appunto il vincitore, perché ha saputo organizzare il suo corpo, creare il suo corpo con la musica, cioè ha proprio personalizzato la musica, quindi mi è piaciuto tantissimo tutti i tempi. Sorso? Bene, allora è stata una sfida difficilissima. Questa volta mi sono sentito di votare, in questo caso, Unreal, appunto. Ho notato veramente a livello tecnico un bel livello di animation, complimenti. E sinceramente ero molto curioso di vederti anche in seguito. Certo. Quindi questo bene, è stato bomba. Il mio motivo. Nico, cosa ne pensi? Ha spaccato, no, a me è piaciuto un sacco. Vero? Anche Maui. L'altro ragazzo Maui è stato bravissimo. Bomba. Però lui ha slegato veramente. Mi è piaciuto tanto. Beh, ma lo rivediamo. Chiamiamo subito Nicky Stella! Bene, io a questo punto direi partiamo con l'ultima sfida, quindi con la finale, ok? Mi raccomando, pronti con i coriandoli, che qua dobbiamo fare festa al vincitore, ok? Bene, io direi che possiamo partire. Come si dice? 1, 2, 3. Go dance! Hai entrato anche tu. Let's go! Parti Miki. Hey! Miki Styla! Hey.
Yes, un bel applauso! Ve la siete ballata tutta la canzone, ma che spettacolo, che spettacolo! Ma in questo caso, se si può, li farei riballare l'ultima entrata perché è stato uno spettacolo. Che dite? Ok, sì. Che dite? Va bene, rimettiamo la canzone, un'altra data a testa, vediamoci, vai! Go dance! Ok, grazie Miki! Go, Maria! So why the fuck when I say no, they tryna call a nigga fake. No one shows out of state, and I ain't even drop a tape. If I slide up in her DM, then your bitch ain't really safe. Air where I go, hey. This lights, camera, action. 100,000 there, now I hate paying taxes. You ain't got no game, boy, I think you need practice. All I really know is... Wow, che sfida! Che sfida! Ragazzi, che bomba! Beh, manca solo il voto. Manca solo il voto finale, Nico, eh? Ormai siamo quasi arrivati. Sei curioso? Eh beh, certo, è normale. Bene, giuria, il compito sta a voi adesso, decidere chi sarà il vincitore della terza puntata di Go Dance Go TV. Andiamo subito a vedere il risultato. Giuria, tutti insieme. Uno, due, tre. Giudizio! E vince Ria! Un bel applauso! Wow! Signori, io direi che possiamo salutarvi e vi lascio con Nico Chini. Chiamerei tutti qua a ballare. Vedo un po' che ormai ci penso e non sono più me stesso senza te. Go, go, giuria, cos'è? Salutate, raga. Stare da soli non ci servirà niente se poi moriamo dentro. E lo so bene cosa pensi, pensi, non dire che siamo dei pezzi, pensi, inutile che ti riprendi. Non voglio più stare così. Ho messo da parte la voglia solo per stasera. Se vuoi troppo sono sotto porto anche da bene. Non mi frega se ho sbagliato, se poi stiamo bene. Ok, oh, oh, yeah. Oh, che non so. Vai, 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 con le mani. Bevo stima e qualche drink, un po' di quello stile del mio swing. Tu avrai pensato ma chi è questo qui? Non sono, sono come queste bitches. Baby, non so com'è. Sai che sono crazy. Crazy, yeah, sai che da quando te. Go, let's go, vai, bug, bug. So cosa mi prende. Hey. Ora che non so più. Yeah. Come difendermi da quando ci sei tu. Non so che cosa sarà ti avessi qui. So cosa ti hey! Dire. Fammi fare. Non fare così. Ora che non so più come difendermi da quando ci sei tu. Hey! So che cosa sarà ti avessi qui. So cosa hey, ti Maui! Hey, 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 hey
mai sentito parlare del principe di Milano? Ecco la mia storia di come la mia vita stravolta sta cambiando sotto sopra, si è iniziata già ballando su due piedi qui con te. Ti parlerò di Willy super figo di Milano.